La dieta vegana prevede che non si mangino carne e pesce, come nella dieta vegetariana, ma in più non ammette il consumo dei derivati degli animali, come ad esempio uova e formaggi. Alla base di questa scelta c'è il rifiuto di qualsiasi violenza perpetrata ai danni degli animali, con il rischio però di danneggiare gli esseri umani fin dal concepimento. La dieta vegana infatti potrebbe arrecare disturbi neurologici al feto. L'allarme è stato lanciato da uno studio dell'ospedale Bambin Gesù di Roma e dall'ospedale Meyer di Firenze, secondo il quale si sono triplicati in 2 anni i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza, con il rischio di danni neurologici permanenti per il neonato, e dieta vegana e vegetariana sono tra le cause. Gli esperti dei 2 poli sanitari hanno individuato attraverso lo screening neonatale esteso negli errati regimi alimentari delle madri uno dei motivi dei deficit dell'importante vitamina. Si è passati, spiegano gli esperti, da 42 casi del 2015 a 126 del 2016. Il deficit materno di vitamina B12 colpisce oggi circa un neonato su 4.000, conta più di 100 casi l'anno in Italia. E in particolare questa condizione si riscontra nei figli degli immigrati provenienti da paesi come il Pakistan o l'India, che per tradizione hanno una dieta prevalentemente vegetariana. Quello che sempre più frequentemente si osserva è la scelta di molte donne italiane di seguire la dieta vegana anche in gravidanza, senza mettere in conto i pericoli che fanno correre ai loro bambini.